cominciamo dal veicolo denso. Se riflettiamo sul modo migliore di fare di esso lo strumento più efficace dello spirito e studiamo in seguito i processi spirituali per tale scopo, siamo costretti a tener conto anche degli altri veicoli e non del solo corpo fisico. È il metodo che seguiremo. L'embrione umano, inizialmente, si presenta sotto l'aspetto di una piccola sostanza globulosa e polposa, che ha la consistenza di una gelatina somigliante all'albume di un uovo. In questo globulo polposo è possibile osservare diverse particelle di sostanze più solide, il volume e la densità delle quali si accrescono gradualmente. Esse finiscono con l'entrare in reciproco contatto e diversi punti di contatto diventano delle specie di perni, di articolazioni. A poco si forma una specie di ossatura, diversa dal resto, lo scheletro. Mentre si costruisce questa ossatura, la sostanza carnea che la circonda si accumula e cambia di forma, fino ad arrivare al grado di organizzazione per cui l'embrione diventa feto. Questo aumenta di volume e di consistenza e sviluppa i propri organi fino al momento della nascita. Da questo momento inizia la prima infanzia. Il processo di consolidamento prosegue per tutta la nostra esistenza. L'essere umano attraversa i diversi stadi: infanzia, adolescenza, giovinezza, età matura, vecchiaia, fino ad arrivare alla morte. Ognuno di questi stadi è caratterizzato da un grado sempre più crescente di durezza e solidità. Le ossa, i tendini, le cartilagini, i muscoli, le membrane, le mucose e la sostanza dello stomaco, del fegato, dei polmoni e degli altri organi acquistano sempre maggior densità e consistenza. Quindi le articolazioni si irrigidiscono e si asciugano. Cominciano a scricchiolare quando si muovono perché il succo sinoviale, che in condizioni normali le lubrifica, diminuisce di volume e si spessisce troppo per continuare ad assolvere il suo ruolo consueto. Ecco che il cuore, il cervello, tutto il sistema muscolare, la spina dorsale, i nervi, gli occhi, eccetera, subiscono un medesimo processo di irrigidimento, diventando così sempre più rigidi. I milioni di vasi capillari che si ramificano nell'intero corpo si bloccano e si trasformano in dure fibre che il sangue non può più attraversare. I vasi sanguigni maggiori, quindi arterie e vene, si induriscono, perdono elasticità, si restringono e diventano incapaci di trasportare la necessaria quantità di sangue. Quindi i fluidi del corpo si spessiscono, si putrefanno carichi come sono di materia terrosa, la pelle si solca e si raggrinzisce diventando rugosa. I capelli piano piano cadono per mancanza di sebo. I denti si cariano e cadono per mancanza di gelatina. I nervi motori si atrofizzano e i movimenti del corpo si fanno sempre più lenti ed irregolari. Gli organi di senso perdono la loro acutezza. La circolazione del sangue rallenta e il sangue ristagna e si coagula nei vasi. Il corpo a poco perde le sue primitive qualità, quindi da che era elastico, agile, morbido, attivo e sensibile, diventa rigido, lento e apatico. E alla fine sappiamo che muore di vecchiaia. Allora sorge la domanda: ma che cosa è dovuta questa lenta metamorfosi del corpo che apporta rigidità, decrepitezza e morte? Ebbene, dal punto di vista puramente fisico, i chimici sono unanimi nel dichiarare che questo deperimento è dovuto ad un aumento di fosfati di calcio, quindi materia ossea, di carbonato di calcio, creta comune, e solfato di calcio,
unitamente ad una piccola quantità di magnesio e ad una infinitesima quantità di altre materie terrose. La sola differenza che distingue il corpo della persona anziana da quello del fanciullo è proprio una maggiore rigidità, un indurimento più pronunciato, dovuto nel corpo del vecchio all'aumento del quantitativo di materie calcaree e terrose che entrano nella sua composizione. Le ossa dei bambini sono composte di 3 parti di gelatina contro una di materie calcaree, mentre chiaramente nella vecchiaia queste proporzioni si invertono. Qual è la causa di questa accumulazione mortale di materia solida? È inutile cercare di dimostrare che l'intero corpo prende nutrimento dal sangue e tutto ciò che lo compone, qualunque ne sia la natura, ha cominciato ad essere nella corrente sanguigna. Così provano le analisi fatte. Il sangue arterioso contiene una quantità maggiore di materia terrosa del sangue venoso. Questo fatto è molto importante, perché dimostra che ad ogni ciclo il sangue depone una certa quantità di sostanze che finiscono per invadere l'organismo. Ma se l'apporto di materia terrosa si ripete continuamente, in che modo questo apporto mortale si perpetua? A questa domanda c'è una sola risposta: sono gli alimenti liquidi e solidi. Non c'è assolutamente altra origine. Gli alimenti e le bevande con cui ci nutriamo devono essere in egual modo all'origine delle sostanze calcaree che il sangue deposita in tutto il nostro organismo, causandone la decrepitezza e quindi la morte. Ma occorre pur mangiare e bere per vivere. Siccome esistono molte specie di alimenti e di bevande, conviene che, alla luce di quanto precede, si scelgano quelli che contengano la minor quantità possibile di sostanze terrose. Ecco che se scopriamo questi alimenti, possiamo prolungare la nostra esistenza. Ora, dal punto di vista occulto, è desiderabile vivere una vita più lunga possibile in ogni nostro corpo denso, particolarmente quando ci si è impegnati sul sentiero della vita spirituale. Occorrono tanti anni, dell'infanzia, ardente giovinezza, prima di arrivare ad educare il nostro corpo di carne e a dominarlo, per cui più a lungo possiamo conservare questo corpo sotto l'influenza e i suggerimenti dello spirito, e meglio sarà. Quindi è molto importante per l'allievo scegliere le bevande e gli alimenti suscettibili di deporre la minor quantità possibile di materia terrosa indurente e di sorvegliare il buon funzionamento degli organi secretori. Senza l'azione eliminatoria attuata dalla pelle e dal sistema urinario ci sarebbe pericolo di morte prematura. Nessuno di noi potrebbe vivere più di 10 anni se non disponessimo di tanti mezzi di eliminazione della materia terrosa. Si calcola che l'acqua di sorgente contiene carbonati ed altri composti di calcio in proporzioni tali per cui la quantità giornaliera assorbita da ogni persona sotto forma di tè, caffè, brodi, eccetera, sarebbe sufficiente a formare, entro il termine di 40 anni circa, un blocco di calcio o di marmo della dimensione di un uomo robusto. Quindi è significativo il fatto che si trova sempre del solfato di calcio nell'urina degli adulti. Invece, in quella dei bambini non se ne trova, perché detto sale serve per costruire rapidamente, per lo stesso motivo, lo scheletro. Durante il periodo della gestazione vi è pochissima materia terrosa nell'urina materna, perché questa viene utilizzata per la formazione del feto. Ma in circostanze normali c'è molta materia terrosa nell'urina degli adulti, ed è in virtù di questo che la vita può raggiungere la durata attuale.
L'acqua comune, non distillata, presa come bevanda, è la peggior nemica dell'uomo. Usandola esternamente, però, è la sua migliore amica. Essa apre i pori della pelle, facilita la circolazione, impedisce la stasi sanguigna che favorisce il deposito di fosfati di calcio che sono causa di morte. Il professor Harvey ha scoperto il percorso della corrente sanguigna. Ha dichiarato che una buona salute è indice di buona circolazione, mentre la malattia è conseguenza di una circolazione difettosa. I bagni sono buoni coadiuvanti della salute. Colui che aspira alla vita superiore deve farne uso regolare. La traspirazione, più o meno percettibile, elimina le materie terrose dal nostro corpo, meglio di qualsiasi altro mezzo. Il fuoco continua a bruciare fin tanto che vi si aggiunge del combustibile e si impedisce alle ceneri di soffocarlo. Ecco, i reni servono ad eliminare proprio le ceneri dal corpo. Tuttavia, sebbene l'urina contenga una grande quantità di materia terrosa, in molti casi ne rimane un residuo sufficiente a formare nella vescica la renella e i calcoli che provocano violenti dolori e spesso anche la morte. Quindi non si deve ritenere che l'acqua bollita sia meno ricca di calcare, ad esempio. Gli strati che si depositano nel fondo di un bollitore sono i residui dell'acqua evaporata. Tramite la condensazione del vapore acqueo otteniamo l'acqua distillata ed essa aiuta enormemente a conservare il corpo giovanile, perché in essa non vi è alcuna particella terrosa. Altrettanto è per l'acqua piovana, purché venga raccolta in recipienti puliti e non da scoli o d'altro. Uguale la neve, la grandine, il ghiaccio. Ma né il caffè, né il tè, né la minestra fatti con acqua comune, anche se fatta bollire per molto tempo, sono esenti da sostanze terrose. Più l'acqua bolle e più ne diventa carica. Coloro che soffrono di disturbi alle vie urinarie non dovrebbero bere che l'acqua distillata. A presto con la seconda parte.